Vigili del fuoco, i carabinieri sono stati chiamati in causa poco dopo l'ora di pranzo sul territorio di confine tra Castelconverto e Cereda di Cornedo Vicentino, dove in uno stabilimento industriale che si occupa di trattamento di rifiuti cartacei alcuni imballi sono stati preda alle fiamme. L'innesco sarebbe avvenuto in modo accidentale durante le fasi di scarico delle merci da un auto articolato impegnato nello scarico in via dell'Ascenza, per cause al momento ancora ignote. I danni al materiale bruciato rimangono da quantificare, mentre non sarebbero state intaccate altre strutture. La richiesta di supporto dai capannoni della zona industriale di Castelconverto è giunta alle 13:15 di oggi da parte degli operai che si sono accorti del problema, chiedendo l'intervento immediato in modo da arginare sul nascere quello che era solo un principio di incendio. Gli stessi dipendenti a turno si sono adoperati con gli estintori presenti nell'azienda in attesa del sopraggiungere delle squadre dei pompieri. Gli uomini delle Fiamme Rosse hanno impedito che il rogo assumesse più vaste dimensioni, procedendo poi alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'area.